Amici, eccoci qui allo stand del Galactus Ciampino con il nostro, ma soprattutto il vostro Mauro. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Mauro, una tua impressione su questa fiera di Modena? Allora, è la fiera più bella d'Italia, io lo dico sempre, lo ripeto. Ad ogni fiera, tra l'altro. Ad ogni fiera, anche quelle del casalingo, della ceramica. Io la consiglio a tutti gli appassionati del settore, perché al contrario di altre fiere di cui non faccio il nome, Romics, è una fiera in cui si trova veramente lo spirito del hobby. Se siete modellisti, se siete giocatori di giochi da tavolo, se volete solo divertirvi in compagnia con gli amici o la famiglia, il Play è il posto perfetto per voi, assolutamente. Mauro, oltre ad avere un membro molto, diciamo, consistente, un grande membro della comunità, un grande membro della comunità in questo senso, tu, in particolare, come hai cominciato l'hobby? Allora, io l'ho cominciato nel mio negozio di fiducia ad Albenga, il Creative Zone, ora chiuso, ahimè, riposa in pace. Si è trasferito però, no, è proprio morto, lo so benissimo, poi non importa. E là comprai la mia prima scatola, che è una scatola da 5 Best Care di Korn Monoposa. All'epoca mi sembravano i modelli più belli del mondo, e lo erano, e poi col tempo infatti ho iniziato una collezione di Marine del Caos che ancora oggi continua. Ho migliaia di punti. Tu che sei lobbista veterano per eccellenza, quindi nel senso anche conosciutissimo per quanto riguarda il panorama del lobby, oggi quanto è cambiato l'hobby secondo te? E cosa in positivo, cosa in negativo? Ha cambiato in maniera radicale, perché è passato da una piccolissima comunità di appassionati che all'epoca con difficoltà trovava le miniature a quello che conosciamo oggi, quindi un'azienda multinazionale con sedi ovunque. L'hobby è cambiato radicalmente negli ultimi 2 anni con quella che viene chiamata la nuova Games Workshop, quindi con l'apertura di Games Workshop al pubblico, a nuovi giochi, a nuove strategie. Sicuramente ha pagato il successo di giochi come Shadespire e il ritorno di grandi glorie come Blood Bowl e Necromunda sono una prova di quanto questa azienda sia riuscita a stare alla passo coi tempi. Sicuramente un'azienda che continua a stupire, continua a regalarci grandi emozioni. Se è vero che alcuni si lamentano per l'addio delle basette quadrate o al metallo, io vi dico: lasciate perdere la nostalgia, abbracciate il rotondo che è bello e la plastica che è meglio. Ok, una domanda personale, sì. Ma com'è che spesso, soprattutto per chi non ti conosce dal vivo, continuano a dire che sei grosso e grasso? Io non ti vedo così grosso e grasso. Perché è tutta una questione di proporzione, cioè anch'io in confronto a Rocco Siffredi sono un microdotato, ma in confronto a uno normale, cioè c'è una sleppa enorme. Quindi è tutta una questione di con chi ti rapporti, ok? Grazie ragazzi. Grazie Mauro, a presto. Grazie, ciao. Abbiamo eccolo, un fanboy del Galactus Ciampino. Bellissimo negozio Galactus Ciampino. Anche un we fanboy. Oui. Allora, come è iniziato l'hobby abbiamo già chiesto, il modello più bello che hai nella tua collezione, il tuo preferito? Questa è una domanda fantastica. Anche un po' di merda. No, io la... No, perché è vero, ce ne abbiamo tutti uno, io... Sì, però gli altri poi si offendono. Vabbè, adesso... Però ora che ci penso, io credo che il modello preferito della mia collezione sia il capitano dei cacciatori di streghe di Mordheim, che con lo spadone sulla spalla. Mi ricordo che mi ha impressionato tantissimo quel modello, che è strano perché non ho una grande passione per gli umani normali, a me piacciono le cose strane, però quel modello per me è perfetto, quindi trovatelo fra i Beats, ce l'avete a casa, e abbracciatelo da parte mia.